Buon pomeriggio a tutti, cari amici, in questo mercoledì 15 luglio 2020, quindi siamo esattamente alla metà del mese, siamo quasi intorno all'ora di pranzo, insomma, un'Atalanta che ormai non gioca a calcio, cioè gioca a calcio, ma in realtà gioca a tennis. Ieri, insomma, stradominato e stravinto contro il Brescia 6-2. È un Pasalic straordinario, ma in generale proprio tutta la squadra è una squadra forte, abbastanza forte, che io, come ho detto già, cioè, quest'anno forse magari, forse un pizzico ancora leggermente aperto il discorso scudetto potrebbe essere, ma l'anno prossimo penso che l'Atalanta vorrà sicuramente cercare di ambire a, insomma, a parte un posto in Champions. Secondo me, con tutta la costruzione che è stata fatta in tutti questi anni, merita di avere sulla maglietta appunto lo scudetto. Ho detto, forse quest'anno un po' è andata. Però attenzione per l'anno prossimo e comunque gli anni a venire. E vabbè, il Brescia, diciamo che già magari prima di questa partita era con tanti piedi nella fossa. E come vedo qui 22 sconfitte. In un campionato dove ci sono 38 giornate sono tante, soprattutto 5 vittorie sono poche. L'Atalanta, sì, al momento quindi seconda, ha 70 punti, in attesa ovviamente delle altre partite di oggi e dei posticipi di giovedì. Meccanismo perfetto. Vedo anche per quanto riguarda il rendimento a gol è straordinario. 93 gol fatti, vabbè, quelli subiti 43, ma insomma, con altre 5 partite per l'Atalanta può arrivare benissimo a 100 gol realizzati, quindi ed è un ottimo rendimento, eh. Poi se vediamo nello specifico in casa per esempio 35 punti con 11 vinte, 2 pareggi e 4 sconfitte. 50 gol fatti e 24 subiti. Fuori casa l'Atalanta è prima, 35 punti, 10 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. 43 gol fatti e 19 subite. Addirittura pensate, la Juventus in questa statistica delle trasferte è terza insieme come rendimento sconfitte insieme alla Lazio e al Napoli, 4 sconfitte per i bianconeri. Certo, anche Inter e Juventus hanno come l'Atalanta 10 vittorie, ma l'Atalanta appunto per via di una sola sconfitta fuori casa è una macchina da guerra. Dobbiamo dirlo ed è proprio così. Il Brescia, parlando insomma, un'annata che si sperava magari con l'avvento di Balotelli nella sua città natale potesse
portare qualcosa di buono, ma purtroppo così non è stato. Infatti, proprio un paio di settimane fa è stato, insomma, ci sono stati dei qui pro quo tra la dirigenza e Balotelli, quindi purtroppo il Brescia, certo, mi sa che l'aritmetica non c'è ancora, però le dovrebbe vincere tutte, come anche per quanto riguarda Lecce, la nostra cara squadra pugliese, quindi diciamo, vediamo un po'. Poi invece, passando un attimino alla WWE, bah, ho letto sì che ovviamente sarà tutto registrato per quanto riguarda The Horror Show at Extreme Rules, il pay per view di questa domenica. Ieri che c'è stata la puntata di SmackDown su D-Max, canale 52 del digitale terrestre, sono riuscito a dare un'occhiata giusto 10-15 minuti, poi il sonno ha imperversato la mia mente, il mio corpo, quindi ma spero di riuscire in qualche maniera a recuperare le repliche, ovviamente in maniera legale, sempre tramite D-Max. Perché io alla fine sono d'accordo anche col pensiero che sicuramente è un pensiero che non è solo di Michele Bosa e Luca Franchini, ma un pensiero di appunto politicamente corretto, nel senso che io se magari mi è fastidioso l'orario delle 23:15 Raw e SmackDown, magari che sia Telegram, penso, ma spero che comunque la pirateria per quanto riguarda il wrestling potrebbe diminuire, però purtroppo il web è pieno zeppo e quindi io sono contento anche comunque se non ce la faccio a, insomma, seguire le loro telecroniche, bene o male comunque ci tengono in compagnia il Bardo e il Godzilla attraverso il canale YouTube di Michele Posa, che ricordo andate, seguite, mettete un bel mi piace. Poi c'è anche l'altro canale di Michele Busa, Wrestling News e Rumors, il Godzilla abbastanza attivo su Facebook, Instagram, non so se sta anche su Twitter, Luca Franchini, quindi ma non so se sono usciti i dati di ascolto di SmackDown di ieri su D-Max. Spero che sia andata bene, chissà, magari un risultato equo rispetto a Raw, che aveva totalizzato l'1,2% di share e 128.000 telespettatori. Bene, quindi dal vostro Nicola Deluce è tutto, inoltre vi informo che piano piano sto riprendendo, finalmente, come si dice, dopo tutto quel grigiore nero psicologicamente che vedevo, ora sto meglio, sono in ripresa, per fortuna, e quella ci vuole sempre avere persone che ci capiscano, perché indipendentemente, diciamo, dalla difficoltà o dai limiti di ognuno di noi, ma tutti siamo speciali e quindi nessuno va tralasciato. Bene,
Bene, io vi ringrazio, buon proseguimento a tutti, alla prossima. Allo stile di Michele Bosa. Ciao!